Good morning! In questi giorni un po' complicati, un po' difficili, e ho pensato di leggermi un'altra storia. Questa volta è una storia in inglese, si chiama Winnie the Witch, Winnie la strega. Ve la racconto e poi vi mando un po' di materiale dove farete delle schede su questo. Ok, la storia è ovviamente la protagonista è questa strega, ma non solo, perché insieme a lei vedete che c'è un black cat with green eyes. Wilbur è il suo, nome del suo gatto. E la strega, Winnie, vive in una casa completamente nera, black. The house is black, black is the roof, roof is black, il tetto è nero. The carpets, i tappeti are black, the chairs, le sedie are black, the doors, le porte are black, the bed, il letto is black. Anche il bath, il bagno è black. Tutto nero, tutto nero, tutto nero. Cosa succede? Winnie Leaves vive nella sua black house con il suo gatto Wilbur, che è verde anche lui. Allora, quando Wilbur ha gli occhi aperti, ha gli occhi verdi, lo vede, ma quando ha gli occhi chiusi, non lo vede. Quindi immaginate quando è sit on the chair, seduto sulla sedia. Se ha gli occhi aperti, lo si vede benissimo, ma se ha gli occhi chiusi, non lo vede e lei lo schiaccia. Stessa cosa quando è on the floor, sul pavimento, on the carpet o sul tappeto, con gli occhi aperti lo vede benissimo, ma con gli occhi chiusi inciampa. Qui c'è il gattino. Addirittura una volta è caduta dalle scale. Guardate che faccia, poverina. Così Winnie is very angry, è davvero arrabbiata. E così she waves her magic wand. Quindi muove la sua bacchetta magica, magic wand, wave, oscilla, la muove come un'onda. Abracadabra. Now Wilbur is green. Povero, povero Wilbur. Certamente che adesso lo vede sempre. Infatti dice che lo vede se sit on the chair, sit on the carpet, si vede benissimo. E lo vede benissimo anche se sleep, se dorme on the bed. Anche se qui è un po' arrabbiata e dice, stavolta ti vedo, non si dorme sul letto. Così cosa succede? Che ovviamente va in giardino e Wilbur addirittura si mischia con l'erba. Vedete? È qui. Ma anche in questo caso inciampa, non si vede in mezzo all'erba, quindi inciampa. Qui si vede Wilbur, questo è il movimento che fa la strega. This is magic wand, la bacchetta, the hat, il cappello e lei in mezzo ai cespugli. Quindi anche Green. Winnie è veramente furiosa, così prende la sua magic wand, waves five times cosa succede? Cosa succede? Wilbur è di tanti colori. Has got a red head, yellow body, pink tail, la coda, blue whiskers and four purple legs. But his eyes are green. Quindi vedete che la testa è rossa, il corpo giallo, le zampe viola, la coda rosa, ma gli occhi sono sempre verdi.
va a finire dalla vergogna at the top of the tree, in cima all'albero. Lo prendono in giro tutti, anche gli uccelli. E lui sta giorno e notte, all days and all nights, in cima all'albero. Si sente miserabile il gatto, così come si sente miserabile però anche Winnie, che è disperata e dispiaciuta. Ma ha un'idea. She waves her magic wand e abracadabra. Wilbur is black again, è ancora nero. Adesso è felice. Winnie waves her magic wand 5 times and abracadabra. Indovinate che cosa fa? Rende la sua casa tutta colorata. Yellow house, red roof. The chairs are white. The carpet is green. The bed is blue. The bat is white. E anche Wilbur è contento. Vedete che qui sono sul terrazzo, felice. E questa è la fine della storia. Vi è piaciuta? Adesso vi mando un po' di materiale. Un bacio grande e abbraccio collettivo. Ciao!